Le autorizzazioni per l'avvio dei lavori sulla Vestina sono state concesse. L'appalto è stato aggiudicato dalla ditta vincitrice, ma gli addetti ai lavori degli uffici comunali di Montesilvano hanno voluto ascoltare anche il parere di commercianti e residenti per poter avviare a gennaio 2024 quello che sarà il maxi cantiere sulla Vestina, una delle principali arterie stradali di tutta l'area metropolitana che collega l'entroterra alla costa. Grazie a un finanziamento del Ministero, ovviamente del PNRR, che vedeva appunto il finanziamento di alcuni progetti che riguardavano la rigenerazione urbana, siamo riusciti grazie anche al lavoro fatto in precedenza, siamo riusciti a prendere questi soldi che ammontano a circa 3 milioni di euro, di cui quasi 800 dedicati alla progettazione e alle spese e 2 milioni e 200 da dedicare proprio ai lavori veri e propri. Lo stradone, o anche chiamato chilometro lanciato, sarà diviso in tre lotti, in ciascuno dei quali si andranno a eseguire lavori differenti. La prima parte, quella che dalla rotatoria con Corso Umberto I arriva all'altra rotatoria con Via Sospiri e Via di Vittorio, poi il tratto centrale fino all'incrocio con Via Togliatti in zona Bingo e infine l'ultimo tratto di Villa Carmine fino al confine con Cappelle sul Tavo nella zona del cavalcavia dell'autostrada. Verrà completamente rifatto l'asfalto, ci sarà la realizzazione di tratti di pista ciclabile. Nella parte centrale, il secondo lotto, i marciapiedi saranno posti ad altezza della carreggiata senza barriere architettoniche e saranno ricavati nuovi posti auto oltre alla sistemazione dell'arredo urbano. Una pista ciclabile, un primo tratto che è quello che sgancia da Corso Umberto per andare verso direzione Cappelle con una zona 30, quindi una pista ciclabile su tutto il percorso. Una segnaletica intelligente e illuminata anche di notte perché ci stanno a cuore quelli che sono appunto i pericoli che pedoni e cittadini in generale, purtroppo percorrendo queste strade vanno incontro. Un intervento complessivo che cambierà anche l'aspetto, soprattutto del tratto centrale più vicino al centro di Montesilvano, di Via Vestina, al centro, da anni di richieste di riqualificazione e soprattutto di maggiore sicurezza da parte dei residenti. Abbiamo puntato fortemente a questo progetto, chiaramente in continuità con quella che era l'amministrazione di centrodestra, ma con questa amministrazione abbiamo partecipato ai bandi e con questa ce le siamo assegnati.